Il successo è stato il saper valorizzare le capacità di questi ragazzi e la grande solidarietà dei pesaresi, perché abbiamo visto in questi mesi chiunque è venuto a cena ha fatto rete con la comunicazione anche online, dove facevano le foto, facevano vedere che erano stati presenti al festival, e questo ha permesso di farlo diventare sempre più grande. Il piacere di aiutare queste persone e di renderle partecipi alla vita, ma soprattutto nel mondo del lavoro. L'integrazione nel mondo del lavoro è avvenuta da parte di questi ragazzi, e qui la location che siamo è da ringraziare assolutamente il preside Roberto Franca, che ha fatto un ottimo lavoro, perché ha anche aiutato, si è messo anche lui a servire ai tavoli in questi mesi, e nello stesso tempo ha dato la possibilità a loro di lavorare all'interno delle cucine della scuola. Quindi vanno solo i ringraziamenti e un grande applauso, ma soprattutto a voi ragazzi, che vi abbiamo dato la possibilità di avere un futuro, di avere un lavoro, anche perché in questi giorni sono stata contattata da alcuni imprenditori, ma anche da altre associazioni che vorrebbero prendere questi ragazzi a lavorare. Quindi forza Pesaro, ci siamo riusciti, il progetto è andato bene. Tiriamo le somme mentre sta arrivando un sacco di gente, anche stasera, che è l'ultima sera, e probabilmente arriveremo a 500 presenze. Questo sta a significare che la cittadinanza ha risposto benissimo al Festival Utopia, ha compreso perfettamente la bontà di questo progetto, senza bisogno di tante spiegazioni, l'hanno compreso perfettamente, e poi sono ritornati anche per la bontà del cibo e la bontà del servizio. E questa cosa ci dà veramente una grande forza, siamo molto contenti, sono stati 2 mesi intensi. L'idea era quella di avere una scuola che potesse realizzare esperienze istituenti, le chiamo così, nel senso le esperienze per vivere il futuro oggi, rendere visibile l'invisibile. L'idea un po' è venuta anche incontrando appunto Marusca e soprattutto anche Andrea Boccanera, di dire diamo un'opportunità ai ragazzi con e senza disabilità. Ci tengo a specificare anche questo, perché l'idea era fare qualche cosa che coinvolgesse anche i ragazzi senza disabilità, per dare un'idea di poter fare impresa, di fare un'attività commerciale anche con allo stesso modo, sia con che senza disabilità, e questo ci tengo in modo particolare. E in più abbiamo voluto un po' sfatare, secondo me questo si vede, io sai, sono nel settore della ristorazione, si è sempre fatta una gran polemica sui giovani di oggi che non hanno voglia di lavorare, specialmente se sono, non so, mentre gli altri si divertono o sono in vacanza. Beh, questi ragazzi hanno dato una risposta enorme, perché hanno dimostrato che loro anche d'estate a 40 gradi sono venuti a lavorare, quindi anzi qualcuno l'ha fatto volontariamente, quindi senza neanche percepire uno stipendio, per cui direi che la risposta è stata ottima. Noi come consigliere comunale, come consiglio, anche a livello bipartisan abbiamo proprio appoggiato questa idea, questo progetto, che abbiamo la speranza che venga portato anche in futuro. Anche come consiglio comunale e come comune chiederemo di continuare ad appoggiarlo col patrocinio, ma anche con lo stanziamento dei fondi necessari che serviranno a questi ragazzi per avere un'inclusione sempre maggiore. Durante quest'estate ho cercato di partecipare il più possibile, sono venuto molte volte e ogni volta ho visto un grande entusiasmo sia da parte di coloro che stavano lavorando, ma ricordo che anche tanti sono i volontari che hanno contribuito e permesso di portare avanti in questo bellissimo progetto, ma soprattutto vedere il sorriso di questi ragazzi che veramente erano euforici per tutto quello che stavano facendo.